Ciao ragazzi, ecco qui la seconda parte del video. Come promesso, nel video precedente che vi metto qui nelle schede nella descrizione, Elisabetta vi ha fatto vedere un po' di lavori nell'orto e adesso io vi faccio vedere i progressi che hanno fatto, i piselli, le patate. Abbiamo anche piantato i pomodori. Vi faccio vedere subito cosa abbiamo fatto. Allora, questi sono i piselli che sono stati poi pacciamati. Dunque, questa qui è una pacciamatura fatta con le ramaglie fresche. La pacciamatura serve sia ad apportare sostanze nutritive che a mantenere l'umidità. Infatti qua sotto il terreno è umido, anche se sopra la pacciamatura è completamente secca. Hanno già messo queste foglioline che permette loro di arrampicarsi, quindi adesso dovremmo mettere una rete in modo che si arrampichino per bene. Ed ecco qui i piselli, quelli che avevate visto prima piantati e nei pezzetti precedenti cresciuti. Qui abbiamo messo anche la rete e si vedono i primi fiori, quindi qualche giorno e poi mangeremo anche i piselli. Ma chi c'è qua? Chi c'è qua? Camilla! Non gliene frega niente che ci sono io, perché tanto c'ha l'amico suo. Camilla! Vieni, Billy! 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 Allora, ecco qua le piante di favino che sono nate, contro luce si vedono poco e qua ci sono un po' di erbacce. Appena metteranno i fiori, che è il momento migliore per la quantità di azoto, verranno tagliate e lasciate sul terreno vicino l'albero in modo da poter apportare al meglio le sostanze nutritive. Gli alberelli che abbiamo piantato quest'anno, questo qui è stato piantato da un mesetto, sono stati anche pacciamati con abbondante pacciame fatto sempre con le ramaglie fresche, e siccome comunque la previsione è quella di annaffiarli quest'estate con dei tubi, con un impianto a goccia, abbiamo approfittato e abbiamo piantato dell'abiete, delle piantine di barbabietola. Questa qui è a costa gialla e poi ce ne sono anche altre di normali, in modo da comunque risparmiare lo spazio. Questo è un altro esempio, l'alberello questo qui è un albicocco, è stato piantato da pochi mesi e lo stesso è stato pacciamato abbondantemente, e visto che comunque verrà annaffiato, alla base abbiamo piantato delle fragole. Approfitto del giro che sto facendo per farvi vedere intanto i piselli che sono cresciuti. Quando avevamo fatto l'ultimo video c'era il primo fiore, invece adesso ci sono proprio i piselli, ce ne sono anche tanti. Purtroppo verde su verde, se non li tocco non si vedono, e anzi li devo raccogliere. Questi si raccolgono così e si mangiano. Allora, quello che vedete giallo è il cavolo nero, che ha dato il meglio di sé per tutta l'estate e anche tutto l'inverno, e l'abbiamo raccolto anche per tutta la primavera. È stato piantato l'anno scorso di questi tempi e adesso niente, è spigato, perché poverino anche lui prima o poi deve andare a seme, quindi adesso aspettiamo di prendere i semi e poi lo pianteremo nuovamente. Questa aiuola rialzata fatta con questi blocchi di tufo era stata pensata inizialmente per mettere le fragole. Infatti vedete, anzi qua, oh, qua ci sono già le prime fragoline. Adesso forse non si riescono a vedere bene, ma sì, perché ci sono stati i merli che hanno zampettato. Noi avevamo fatto fragolina qua e là, cacciamatura. E all'interno però, siccome è stata riempita con la terra e il compost per concimare un po', sono nate tante altre cose proprio che vengono dal compost. Ad esempio la zucca, nata dai semi di zucca ovviamente, guardate che belle foglie. Poi qua c'è una patata, questa è una patata, quello lì è un pomodoro, questa piantina qua. Quindi vedete, è proprio una aiuola, non riesco a dirlo, molto ricca. Esatto, c'è tanta biodiversità.
Qua ci sono le fragole che abbiamo sistemato e pacciamato anche queste qui, perché comunque l'anno scorso è andata via tanta acqua per annaffiarle, e il terriccio che c'è sotto, essendo un terriccio comprato di questo qui nero, è sì soffice, vaporoso e tutto quanto, però è un tipo di terriccio che soffre molto la siccità, si asciuga molto facilmente di più dell'argilla, invece è il problema opposto, che stagna. E quindi è nata via troppa acqua, abbiamo messo la pacciamatura proprio per proteggere dalla disidratazione. Infatti se io metto le mani sotto la pacciamatura il terreno è umido, se non ci fosse stata la pacciamatura, adesso non so se si vede ma vi assicuro che è umido, sarebbe stato completamente secco per diversi centimetri. Allora, visto che stiamo facendo il giro, vi faccio vedere le fave. Contro luce si vedono pochissimo. Allora, queste qui sono le fave che sono andate a fiore, quindi fra pochissimo le potremo mangiare. Secondo me almeno un paio di settimane ci vorrà prima che iniziamo a mangiare le prime. Allora, la luce è proprio pessima per fare questo filmato. Comunque queste sono le patate che sono spuntate che avevamo piantato appunto nel video che avete appena visto, e sinceramente non so quanto tempo fa, dopo controllo ve lo scrivo qui a video. Questi sono i pomodori che andremo a piantare. Andiamo. Allora, questi pomodorini piccolissimi, queste piantine piccolissime, sono pomodori autoctoni. Si chiamano la qualità pomodori di San Vito. Monsanvito. Per mettere i pomodori abbiamo già preparato il solco, come vedete, come avevamo fatto anche con i pisellini che stanno un po' più in alto, e magari vi metto il video così li potete andare a vedere. Trovate il video nelle schede nella descrizione su come si piantano i piselli. E qui adesso tocca ai pomodori, quindi noi abbiamo già fatto il solco e adesso all'interno del solco andremo a fare un'altra buca. Ora vi spiego perché. Allora, adesso stiamo facendo la buca dentro al solco. Purtroppo il sole ormai è basso e vi copre tutto quanto l'ombra, però penso si capisca abbastanza bene. Adesso prepariamo il fondo aggiungendo un po' di letame, un po' di terriccio e mettiamo la piantina. Come sempre le radici delle piante non devono stare a contatto con il letame, quindi è per questo motivo che copriamo con la terra. Mettiamo altro terriccio. In questo modo, quindi, facendo la buca all'interno del solco, le radici si svilupperanno più in profondità, e quando la pianta crescerà, quindi tra una ventina di giorni circa, andremo a chiudere il solco, questo grande, e in questo modo appunto le radici, essendo più in profondità, la pianta soffrirà anche di meno la siccità. Copriamo infine con la pacciamatura. Questo, come avevo detto anche negli altri video, serve sempre per mantenere il terreno più idratato e evitare che la terra si disidrati completamente. E quindi, ricapitolando, andremo a piantare i pomodori in tre passaggi, tre fasi. La prima fase è questa che avete visto, dove nel solco abbiamo fatto la buchina e abbiamo messo la piantina. Poi andremo a fare due rincalzi con il fossato, quindi chiuderemo il fossato in due passaggi. Allora, le piantine vanno messe a circa 40-50 cm di distanza. Noi utilizziamo questa canna dove abbiamo messo un laccetto verde, sono più o meno 40-50 cm. Ora lascia il vasetto vicino che dopo noi... Allora, abbiamo già messo il letame. Abbiamo fatto la buca, terriccio. Piantina. E possiamo mettere la pacciamatura. Giusto? Thank you.
Sì, qua ci sono le nostre zucchine che sono cresciute. Questa è la prima, la seconda e la terza. Guardate che belle. E ci sono già anche le prime zucchine. Adesso vediamo se ve le riesco a far vedere. Allora, devo mettere di qua. Qua ce n'è una. Piccolina, piccolina. E qua ci sono le altre. Vedete questo gruppino qua? Guardate, qua è pieno di zucchine. Allora, vi facciamo un giro nell'orto dove abbiamo i carciofi. Questi pali segnalano le piantine nuove che abbiamo piantato e in questo modo non vengono calpestate. E ce ne sono un po', perché sennò sarebbero completamente sommerse dalle erbacce, invece così col palo si vedono e non si calpestano. Comunque questi qui sono tutti quanti i carciofi, ce ne sono tantissimi, noi riusciamo a smaltirli. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così fatecelo sapere con un mi piace e scriveteci nei commenti cosa volete vedere nei prossimi video, cosa avete piantato voi, se avete dei consigli da darci. Insomma, ogni cosa che vi viene in mente ce la potete lasciare nei commenti, ci fa sempre piacere leggerli e cerchiamo di rispondere a tutti quanti. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!